È iniziata anche la stagione dei campionati di rugby. Il Varese è impegnato nel campionato di Serie C Elite, mentre gli Univalcuvia parteciperanno al torneo di Serie C Interregionale. Esordio amaro per entrambe le formazioni: biancorossi sconfitti dal Valle Camonica e Unni battuti dal Valtellina. Cominciò con una sconfitta la stagione del rugby varese nel campionato di Serie C Elite. Nello splendido scenario di Rogno, in provincia di Bergamo, i biancorossi si sono dovuti arrendere al Valle Camonica per 9-8. In avvio i varesini presentano tre novità: l'esordio di Andrea Caputo e Giulio Maccarelli, con Andrea Bobbato capitano. La prima e unica meta della partita arriva al sesto minuto per opera di Taverna, che porta Varese sul 5-0. Due piazzate di Abbondio per il Valle Camonica riportano avanti i padroni di casa, che chiudono il tempo su 6-5. Nella ripresa torna in vantaggio il Varese, che sembra poter chiudere la partita. Un piazzato di Afri porta 8 i punti dei ragazzi di Pella, ma è un fuoco di paglia perché il Valle Camonica prende in mano le redini del gioco e trova il vantaggio decisivo al 28° del secondo tempo con una punizione di Abbondio. Nei 12 minuti finali i varesini non riescono più a ribaltare il risultato e sono costretti a rimandare la prima vittoria stagionale. Daniele, una vittoria impensabile alla vigilia. Sì, infatti ci davano tutti per sconfitti. Noi sappiamo però che sul nostro campo diamo tutto quello che possiamo dare. Anche l'anno scorso abbiamo vinto delle partite che ci avevano già dato sconfitti su questo campo e spero di andare avanti così, soprattutto in casa, ma di vincere qualche partita anche fuori. Sappiamo che il cammino che ci aspetta è molto duro, in quanto ci sono delle squadre molto forti, sicuramente non alla nostra portata, però sul nostro campo daremo sempre tutto. Buon piede. Sì, oggi è andata abbastanza bene, diciamo, sono riuscito a mettere tre calci, però abbastanza facili, dunque non è stato molto difficile, infatti quelli un po' più difficili li ho sbagliati, però va bene così, si è riusciti a vincere anche di un solo punto. Faccio i complimenti comunque al Varese, che ha messo tutto quello che poteva, e anche ai miei ragazzi, che sono riusciti a portare a casa una vittoria importante. Per 20 minuti con un uomo in meno, ce l'avete fatta lo stesso. Purtroppo è uno dei nostri handicap perdere gli uomini sempre durante le partite, perdere le stupidate, tra l'altro un avanti ripetuto, un avanti volontario, giusto il giallo, e un fuorigioco del numero 6 ripetuto anche quello di squadra, e dunque i gialli ci stavano tutti e due. In quei momenti lì, se si gioca a 1000, bisogna cercare di giocare a 2000 per non far vedere agli avversari che si è uno in meno. D'altronde siamo in casa e dovevamo vincere per forza. Oggi tra gli uomini di mischia esordio di Andrea Caputo e nei tre quarti di Giulio Maccarelli, fratello di Matteo, un autentico veterano del rugby varese, seppur molto giovane, veterano da un punto di vista sportivo. Sì, oggi ho fatto il mio esordio, non è stato uno degli esordi migliori perché speravo di una vittoria. Abbiamo avuto molti problemi per quanto riguardava il sostegno, il rack, e le palle erano spesso sporche e lente, e dovevamo approfittare della loro debolezza sui tre quarti perché sulle poche volte che siamo entrati le abbiamo fatto male. Nel primo tempo siamo entrati due volte, una meta e una quasi meta, e le altre volte che siamo entrati nel secondo tempo comunque abbiamo guadagnato metri. È la prima partita, bisogna lavorare, e sicuramente se si lavora bene si otterranno i risultati, dei bei risultati, si spera di. E Matteo, come sta? Matteo ha problemi alla spalla, speriamo che torni presto, cioè c'è bisogno di un po' di esperienza. Secondo me con lui poteva arrivare alla vittoria. Ma non è un giocatore che fa la squadra, è la squadra che vince, non è un giocatore solo che vince. Beh, sicuramente poteva spezzare gli equilibri. Avrebbe potuto dare un approccio, ma se fosse tornato oggi non era sicuramente in condizione fisica e atletica per giocare una partita. Penso che prima di un paio di mesi non lo rivedremo in campo.
Questo servizio riguardava naturalmente la sconfitta del rugby varese. Per quanto riguarda gli Unni, al loro esordio nel torneo interregionale di Serie C, sconfitta a Sondalo contro il Valtellina per 27-16, primo tempo chiuso 13-9, poi nella ripresa sorpasso dei varesini grazie alla meta di Padula trasformata da Alberto Rossi, e poi negli ultimi 10 minuti due mete dei padroni di casa hanno ribaltato il risultato chiudendolo sul 27-16. Prossima settimana esordio casalingo con il CUS Milano, vittorioso in questa partita d'esordio nettamente con Dalmine.